Ma l'ultima stanza che non ho visto e adesso è bellissima, anche questa della Masseria Luce, Museo Contadino. È veramente il museo contadino più grande che io abbia visto. Dopo l'intervista fatta all'amico, c'era anche un signore che voleva raccontarmi qualcosa, ma sinceramente non c'è tempo, quindi vediamo delle cose che praticamente appartenevano a un passato e sono state conservate divinamente qui. Io ci starei un po' di più, ma purtroppo siamo alla fine del concerto e dato che provengo anch'io da un mondo contadino del nord, vedo delle cose che chiaramente esistevano anche all'epoca. Ecco quello lì, per esempio. Sì. Beh, forse alcune cose andrebbero, guardate questi chiodi. Sono attrezzi. No, non riuscirei mica tanto. Venga, venga. Allora, io non posso che intervistarla, però far vedere delle cose. Signore caro, consente la mia intervista? Sì, dica. Allora, ho visto questa masseria bellissima. Quanto risale? Allora, questa In masseria breve. risale ai primi anni del Che bella 1700 voce impostata. e si chiama Masseria Luce perché prende il nome da una cappella che fa parte adesso della masseria. La cappella è del 1600, dedicata a Santa Maria della Luce. Non sapevo. È stata edificata per volontà di un giureconsulto della Curia di Napoli, Tommaso Carizzi, proveniente da Cerreto Sannita, che la donò insieme a tutta la campagna circostante al nipote barone Antonio Carizzi, che è sepolto nella cappella. Interessante. In questa masseria noi abbiamo raccolto, come vede, tutta Sì, questa serie come? di... Quindi questi attrezzi venivano usati Sì, da che secolo a che secolo? Perché questi quante? attrezzi sono del, diciamo, 800, inizio 900. 800-900. Alcuni anche molto più antichi, per Sì, esempio questi infatti. solcatori di legno, Ecco, io non sapevo come alcuni aratri definirli. antichi, questi giochi, c'è cioè Sì, ecco, il il gioco doppio sì. gioco. Qui lei no, non può essere lei. Che C'è anche cosa? lei in queste foto? No, non ci No. sto io. Quindi ci sono varie cose. L'aratro, sì, che poi Il era. museo è diviso in tre sezioni, la Sì. sezione religiosità popolare, si è No, visto, adesso che andiamo. comprende la Queste invece cappella. queste sono fatte da Queste sono chi? miniature fatte da artigiani del quartiere. Questa è un'altra masseria Ma qua che... c'è anche un castello quasi, un Sì, c'è piccolo un'altra castello. masseria, questa si chiama Masseria Aquino, dei Conti Ah, d'Aquino, dei Conti d'Aquino, perché sì. la zona qua era ricca di queste Ma masserie certamente c'era patronali. campagna. Sì, che cioè, i signori di Vedi, Napoli guarda, anche, lo si tenevano vede anche nei quadri, per... perché tutto c'è, cioè, Sì. quadro e anche foto, foto antiche. E la parte religiosa? Vabbè, qui Questa è la c'erano parte... queste, questo cos'è, per esempio? Questa cosa qui, così, perché Questo io ho detto io stavo in in sostanza è montagna. un metro, Un è un metro. misuratore di terreni. Caspita. Si misuravano i moggi di I terreno, moggi di poiché terreno. da un paese all'altro Certo. cambiava la misurazione, allora c'era Ed era questo giusto perché misuratore in pensi. ferro che non Ma quindi poteva... poi si facevano queste tamburiate anche all'epoca, giusto? Però in Sì, maniera sì, molto sì, sì. più tranquilla. Cioè, per antistress dopo il lavoro. Quelle bellissime. Dove le avete Molto, trovate quelle molto queste? antiche, Sì, sono molto sì, antiche, sono sono state bellissime. donate da Pensa che persone non ci del sono più e ci quartiere, sono sono gli antenati gli antenati. di persone della E zona. questo donare una foto del genere è veramente difficile perché sono molto legate le persone. Io sono Sì. vissuta in montagna e cercavo anch'io queste foto, però avevi i ricordi. Ah, qua siamo in Questa è la una zona. sezione religiosità popolare dove abbiamo una serie Questa di cos'è? Una chiesa? presepi. Cos'è? Questa è la piazza del quartiere dove siamo, di San Bellissimo. Pietro, con il santuario, il palazzo municipale.
Che bello, questa è una persona che fa proprio così, si apre esepi, secondo me. Sì, non una sola persona, sono vari Certo. maestri di arte presepiale che hanno realizzato queste cose. Qua Peppe Barra c'è mai venuto? Perché Peppe Barra c'ha No, una collezione di presepi che fa paura, l'ha Peppe Barra mostrato ad non è mai Acerra. venuto, Peppe Barra. È È venuto Marcello peccato. Colasur Vabbè, quello diverse Marcello. volte. Marcello, anzi, questa era una masseria dove venivano parecchie persone altisonanti, però dato che lui è appassionato, Peppe Barra, ha fatto una mostra ad Acerra e dei suoi presepi Ah, sì. personali, perché lui ha dei presepi antichi del Settecento napoletano, credo. Dobbiamo invitare a farla qua. E dovrebbe venire, anche perché penso che... Invitiamolo questo Per Peppe quello è una Barra. statua in legno di Santa Maria della Luce, Lì, sì. bellissima. Ma per averla qui, ma questo è l'originale? Sì, questo è originale, è stato restaurato di recente, perciò Ve l'avete la così. invidiano. Questa è proprio una cosa invidiabile. E queste, mamma mia, queste stavano a Pompei, queste sono degli ex voto, sempre a questa Madonna della Sì. Sì, si vede Luce. la Madonna della Luce sopra. Madonna della Anche Luce. qua la Madonna della Luce, poi c'è un venerabile che è della zona qua. Ah, qui. Venerabile. Un Guardate, Napoli è venerabile piena. Guarino. Però è piena Napoli di venerabili, lo sapete? Tutte le chiese antiche di Napoli hanno addirittura delle persone mummificate che stanno per diventare poi, chissà, beati. Questi sono belli. Poi d'inverno cosa si fa? Queste pure sono statue, diciamo, sono delle statue Presepiale. presepiali, però antiche. No, 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 Sono queste moderne, ma sono fatte bene. sono molto No, dovreste essere orgogliosi di San Pietro a Patierno, deve essere orgoglioso di avere una masseria così. antiche. Questo Adesso vi faccio dicevo. vedere la cappella Sì, che grazie, che grande emozione, veramente. Vi invito tutti a venire. Qui. Che è. Questa è la cappella del 1600 di Santa Maria della Luce. bello questo quadro. Ma penso che di giorno la gente viene. È aperta al pubblico. Sì. Però Che bella, bella. non si celebra, si celebra una volta all'anno. Sì, qua c'è un Mai la tomba del presepe antico. Oh barone. mamma. No, guardate, è incredibile. E Pina Monfregolo è venuta spesso, me ne parlava tanto. Del barone che poi, guardate qui, questa è un'atmosfera, si può passare? Qua c'è una tomba funeraria, Sì, sì. penso, una camera funeraria. Cioè nel senso che Questa è la lapide. il corpo dov'è? È sotto. È sotto. Una lapide? Questa è la lapide, l'abbiamo sostituita Sì. perché l'originale è questa, che ormai Ah. era in quattro parti, si rischiava di cadere giù, quindi E il l'abbiamo. corpo era No, il corpo è sempre qua. sempre qui. Noi l'abbiamo tolta e l'abbiamo messa al muro per non farla. E questo signore barone Barone di Castri. Castro Superiore fece questo sepolcro per sé e la famiglia nel 1766. Una bellissima. 66. 1000 700. 700 Sì, 786. settecentimi. 86, Caspita, è 1786. bellissima. Questo arazzo pure è antico perché ogni cosa ha il suo bigliettino. È un paliotto d'altare, Ah, dedicato, come vede, a chi? a San Chiaramente, San Gennaro. A San Gennaro. Gennaro. E questo invece a San Pietro. San Pietro, questo è già più. Mettiamola così, facciamo una foto. Mentre faccio anche le Ha bisogno foto. di luce, però, No, forse. non si preoccupi, è bellissimo. Poi la faccio io. Signore caro, lei si chiama? Antonio Esposito. Antonio Un Esposito, professore di tipicamente lezioni un professore di di lettere, lettere. intenzione. Avete fatto un lavoro bellissimo.